Ospite della nostra trasmissione, Andrea Ricci, benvenuto a Dischi e Musica. Grazie Gennaro, grazie per l'invito. Allora, io vorrei cominciare con mi consenta, ma mi consenta di poter dire note legali e prendere, diciamo, un po' a prestito il testo di una canzone di Ramazzotti. Grazie di esistere, note legali. grazie. No, dico questo perché, insomma, ho visto, sono anni ormai che ci conosciamo e la vostra associazione si è sempre data da fare per sostenere l'attività dei musicisti e di tutto ciò che ci gira intorno, ma ancora di più in questo periodo in cui si è sollevato, insomma, un bel polverone rispetto alla situazione economica. Voi state sostenendo veramente alla grande tutte le componenti del comparto. Fra l'altro siete fra i promotori anche del FAS, ovvero il Forum Arte e Spettacolo. Dacci un po' qualche informazione rispetto a tutto quello che sta accadendo. Diciamo che la pandemia che ha fermato il nostro settore ha fatto venire tutti i nodi al pettine. In questa situazione di particolare emergenza, io ho sentito personalmente il bisogno di fare qualcosa di più del solito, posto che l'associazione è volontariato per me. E da molti anni, da lì è nata l'idea con il nostro direttivo di mandare da un lato una lettera a tutte le altre associazioni che rappresentano musicisti, ai sindacati confederali, alle centrali cooperative, per invitarli a coordinarci, nato così il coordinamento delle associazioni musicisti, che oggi è solo un tavolo in cui cerchiamo di condividere strategie e idee per dare una voce unica davanti alle istituzioni sui temi di emergenza, ripartenza e riforma, e domani speriamo diventi l'occasione per una rappresentanza unitaria. Cioè, insomma, ci stiamo conoscendo per vedere se possiamo fidanzarci e poi sposarci. Vogliamo veramente pensare che uniti si è più forti. D'altro canto, anche con altri amici, con Paolo Fresu, con Ada Montellanico, con Simone Graziano, con l'Emanuela Bizzi di CGIL, con Demetrio Chiara Chiappa della Doc Servizi e altri, abbiamo pensato che la necessità di parlare con un'unica voce davanti alle istituzioni fosse necessaria per tutto il comparto dello spettacolo, non solo per la categoria dei musicisti. Da lì, a seguito di alcune nostre videochiamate settimanali, è nata l'idea di creare un punto, un tavolo di incontro di tutte queste realtà dello spettacolo, quindi non solo musicali, dove discutere nel modo più ampio possibile dei temi di emergenza, ripartenza e riforma, cercando di andare davanti alle istituzioni tutti con la stessa idea e non ciascuno per i fatti suoi, contattando il proprio parlamentare di riferimento per essere più forti. È un percorso chiaramente difficile ed è difficile da fare in videochiamata, a distanza, senza vedersi mai. È difficile perché si discute, ognuno ha le sue idee, è difficile perché ognuno ha la sua storia, è difficile perché ognuno è attaccato al suo percorso, però ci sono un paio di slogan che abbiamo usato tra di noi per definire questo percorso. L'idea è quella di fare tutti un passo indietro per farne due avanti insieme, o di toglierci la maglia della nostra sigla per metterla a maglia della nazionale. Chiaramente sono percorsi inclusivi che devono portare a un cambiamento, Ci sono, quindi stiamo cercando ho visto, questo per ho letto anzi, perché insomma sono un tipo curioso, quindi va in giro a leggere, ad ascoltare tante cose. Ho visto un tuo post in cui dialogavi con un musicista e tu spiegavi qual era il ruolo della musica all'interno di un contesto lavorativo, che può essere quello di un club. Si rischia in questo momento anche di urtare la facile suscettibilità dei musicisti che sentono sempre di essere artisti e quindi difficile, come dicevi tu, di togliere la propria maglia di squadra per poter mettere quella della nazionale. no, più che un rischio, è una realtà. Qua sono tutti permalosi, tutti suscettibili. Se parli dei professionisti si offendono i dilettanti. Se
Se aiuti i dilettanti si offendono i professionisti. Se parli dei professionisti, quelli del piano bar dicono noi chi siamo. Ma sono tutti permalosi, no? È chiaro che in un momento in cui si è tutti a casa, c'è nervosismo, ognuno ha la sua situazione di difficile, per cui capiamo queste polemiche. Però il nostro percorso è sempre stato inclusivo, la nostra idea sia come associazione che adesso come coordinamento è che un musicista è un musicista, non importa se ha dei titoli o non li ha, se fa un altro lavoro o non lo fa, l'importante è che quando si fa questa attività la si faccia tutti con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Poi i professionisti avranno anche accesso a delle tutele maggiori, intendo dire di ammortizzatori sociali, però è un percorso inclusivo. Noi non crediamo, ad esempio, nell'escludere una parte dei lavoratori dal fare arte o spettacolo, A come proposito, mi fai qualcuno venire in vorrebbe. mente di un altro posto che ho letto in giro in cui nel comune, sembra, io non ho ancora verificato, devo ammettere di non aver verificato fino in fondo, ma che nel comune di Messina ci sia Sì. una sorta di albo che voglia nascere e per cui il comune si interfacci solo con l'albo, con gli appartenenti all'albo per poter suonare. Mi fai parlare di una cosa di cui non avrei voluto esprimermi, però sulla quale non avrei voluto esprimermi. Sì, allora in realtà da come io ho letto quella notizia, l'idea è di creare un elenco, chiamarlo albo è fuorviante, perché gli albi sono vietati in Italia, un elenco di professionisti che volontariamente si iscrivono a questo elenco che, non so, i datori di lavoro locali potrebbero tenere a riferimento dovendo selezionare della manodopera. Ma oltre a questo elenco, che a me sembra una bacheca, c'è un foglio appeso a una bacheca, non di più di questo, non ci vedo altre conseguenze. Non è che puoi riferirti solo a quelli, non è che. Cioè, gli albi non si possono fare fuori dalle professioni regolamentate, si possono fare le associazioni di professioni non regolamentate ai sensi della legge 4 2013, per cui personalmente l'ho trovato un'iniziativa molto demagogica. C'è un sindacato che ha seguito questa iniziativa, un sindacato di lavoratori autonomi, gli ho scritto chiedendogli di sedersi al tavolo del coordinamento dell'associazione dei musicisti. Non so se ho sbagliato indirizzo mail o non mi hanno risposto, ma comunque non ci siamo sentiti ancora. Il punto è che gli albi non sono la soluzione del problema, gli albi non si possono fare. Si possono fare delle associazioni, come dicevo, di professioni che si autoregolamentano. Ma anche in quel senso, anche nell'autoregolamentazione, non sono esclusive, non è che ci può essere un'unica associazione per categoria, no? Eppure Questo c'è stato dice la anche legge qualcun 4. altro che è corso in avanti, diciamo, mi pare che sia a Udine che ci sia l'albo dei musicisti. Sì, no, ma sono iniziative che si chiamano albo, ma non sono albi nel senso di albo professionale come quello Dei degli giornalisti avvocati. o degli giornalisti come O dei al quale giornalisti. appartengo Noi io. abbiamo degli albi disciplinati per legge. A cosa servono gli albi? Servono a garantire che chi fa quella professione abbia un grado di preparazione e competenza elevato perché deve fare un'attività che è costituzionalmente molto rilevante. E dall'altra parte serve a disciplinare la deontologia di quella professione, serve a disciplinarne le tariffe. Questa è una garanzia soprattutto per chi utilizza quella professionalità. Non è che si possono fare altri albi oggi, sia in Italia che in Europa, non c'è questo favore. Sarebbe secondo me drammatico regolamentare per legge l'accesso alla professione del musicista con l'esame di Stato, peraltro, perché per diventare professionista nei nostri albi devi sostenere un tirocinio, l'esame di Stato, la formazione. Diciamo che i problemi che la professione ha, che sono tantissimi, si possono risolvere con un insieme di norme fiscali, previdenziali, di ammortizzazioni sociali, anche tariffarie, che non sono necessarie per essere fatte tramite lo strumento dell'albo. Si possono fare in un'altra modalità. Rimane poi il tema dei doveri legati poi a professionalità, che è un altro tema A interessante. proposito dei doveri, mi fai venire in mente, insomma, visto che diciamo, si dice la musica è lavoro, però esistono diciamo,
degli obblighi, come dicevi giustamente tu, nel mondo del lavoro normale. Mi viene in mente la legge sulla sicurezza, tante norme, insomma, che costringono, tra virgolette, i lavoratori a fare dei corsi per poter accedere al lavoro. Senza quei corsi non si può lavorare, l'azienda rischia sanzioni. Tu che sei avvocato, ci puoi dare qualche lume rispetto a questo aspetto? Sai, nel mondo dei lavoratori autonomi questi corsi non sono obbligatori, no? Se adesso all'interno degli albi sappiamo che la formazione continua è obbligatoria, ha i suoi limiti, ha le sue regole, albo per albo, perché bisogna rimanere aggiornati. Nell'ambito di altre professioni regolamentate, questa formazione permanente dovrebbe essere disciplinata dall'associazione a cui volontariamente il lavoratore va a iscriversi, nell'ambito sempre di quelle associazioni della legge 4 2013. Personalmente io credo che l'aggiornamento non dovrebbe tanto essere su questioni musicali per un musicista, ma dovrebbe essere più su questioni professionali, quindi etica del lavoro, questioni fiscali, previdenziali, diritti d'autore, diritti connessi, pirateria, tariffe, cioè su questioni proprio legate alla sua professione e alla tutela della sua professione, non al contenuto artistico di quello che fa. E tu D'altra concordi? parte, anche nelle nostre professioni, così se ci pensi, cioè, è vero che noi facciamo aggiornamenti su questioni, non so, ci sono corsi in diritto civile, di specializzazione, è vero, ci potrebbero essere, però la deontologia è obbligatoria a Sì, quel punto. anche noi abbiamo un numero di ore di corso di deontologia, altrimenti non ci viene riconosciuto. Hai saputo sicuramente, insomma, anche di tanti movimenti che si sono creati spontanei in giro per l'Italia. Ce n'è stato anche uno a Napoli, si chiama, fra i tanti movimenti, si chiama Intermittenti dello Spettacolo. Sono andati in piazza del Plebiscito, quindi una piazza importante dal punto di vista della città, e sono scesi in piazza. Tu hai avuto contatti con loro? Che cosa? No, io non ho avuto contatti con loro, abbiamo avuto contatti con altri gruppi Facebook molto localizzati in campagna. Non so se c'è una coincidenza tra questi gruppi, perché sono tutti movimenti spontanei. Diciamo che il disagio che stiamo vivendo è sfociato in modi diversi. C'è chi, stando a casa, ha sentito per la prima volta l'esigenza di fare qualcosa e si è organizzato da solo, anche con dei gruppi spontanei nati. C'è chi ha colto l'occasione di costituire una realtà più solida e c'è chi invece ha scoperto per la prima volta che i sindacati o le realtà che rappresentano i lavoratori esistono già e quindi ha colto l'occasione per iscriversi a una di queste realtà. Credo che sia legittimo, ognuno ha diritto di esprimere il proprio disagio come vuole. Io che faccio associazionismo in note legali da 15 anni, prediligo sempre percorsi di rappresentanza formale, cioè voto il mio rappresentante, ci va lui, poi comunico al mio rappresentante le mie esigenze e ci va lui che dovrebbe avere delle competenze specifiche o di diritto o politiche o di relazioni a rappresentare i miei bisogni. D'altra parte si deve anche prendere la responsabilità di quello che dice, no? Fra Quindi l'altro mi viene in mente, insomma, che è giusto, insomma, fare un corso di formazione, come giustamente dici tu, però è sia anche fondamentale conservare i ruoli, così come ci viene, insomma, dal modo di fare americano, no? The rules, altrimenti qua si rischia che ognuno vuole poter essere un dado e poter avere tante sfaccettature, ma forse il musicista dovrebbe ma fare il guarda, musicista e studiare. in questo momento così drammatico, secondo me ogni voce è utile. Ogni voce è utile, far sentire alle istituzioni che il mondo dello spettacolo esiste, che merita tutele, dignità, che merita legalità, è importante per tutti. Quello che magari può fare la differenza poi sono le proposte, cioè se bisogna scendere su un terreno di proposte tecniche. Nessuno ha il diritto di rappresentare tutti, dovremmo andare tutti con un'unica voce davanti alle istituzioni, anche perché ci sono esperienze diverse, competenze diverse. Bisogna uniformare le richieste, perché se davanti alle istituzioni andiamo con 70 proposte diverse e ciascuna di queste 70 proposte contiene 70 punti diversi, le istituzioni ci guardano e ci dicono: ma noi lasciamo stare perché non capiamo
che cosa volete, non sappiamo con chi abbiamo a che fare, non sappiamo se siete rappresentativi in nome di chi parlate, di voi stessi o di un movimento, no? E quindi si rischia che poi diventi un lungo elenco del libro dei sogni e non si conclude niente. Io invece credo, ed è coerente col mio pensiero, il percorso che abbiamo avviato sia col coordinamento che con il forum, che per quanto dobbiamo magari discutere animatamente a un tavolo senza lasciarlo mai, l'ideale sarebbe individuare 5-6 punti fatti bene, giusto per far capire alle istituzioni i problemi e la loro soluzione. E poi nel momento in cui si va, accolti queste richieste, nel dettaglio, con l'aiuto dei tecnici, andiamo magari a lavorare insieme alle istituzioni sulla misura tecnica che risolve quel problema, perché ogni problema può avere più di una soluzione tecnica. E ovviamente chi sta negli uffici legislativi conosce molto meglio gli aspetti di sistema, no? Quindi io quello che trovo in generale secondo, controproducente è che ognuno faccia la sua campagna, le sue proposte, e le istituzioni vengano bombardate da tantissime campagne Sì, diverse. che poi è Ecco, stato un quindi po' finché quello che è successo in tutti questi anni, insomma. è successo in tutti questi anni perché non siamo mai stati capaci di fare squadra e quindi molte norme sono passate grazie all'amico parlamentare di riferimento, ma senza un'idea di insieme. Sì, Le grandi infatti. riforme dello spettacolo non sono mai state fatte da questo punto di vista. Quindi questa in realtà è un'occasione perché innanzitutto all'interno del nostro mondo si faccia questo percorso aggregativo, democratico, difficile, ma che ci porti a fare ad avere un domani una rappresentanza più forte, credibile davanti alle istituzioni, di peso a livello numerico, no? Il percorso che stiamo facendo è questo, poi è chiaro che non è obbligatorio seguirlo, però Anche è un tentativo di maggiore credibilità. l'ultima domanda velocissima, che non ti tolgo più tanto tempo perché so che sei impegnatissimo su tanti fronti. Tra i tavoli, insomma, a cui hai partecipato, il modello francese, che tanto viene preso da esempio, può essere inteso come una base sulla quale lavorare, o tu ritieni che siano altre le cose da affrontare? No, il modello francese, che lo dico per chi ci ascolta a casa, è un modello che garantisce a chi ha una certa continuità di lavoro artistico un reddito di intermittenza, un reddito quando questa continuità venga un po' meno. È un modello sicuramente da prendere a riferimento perché garantisce che se tu lavori in regola e quindi versi i contributi, quando poi hai bisogno puoi usufruire di quei contributi per continuare a fare la tua attività. È un modello che abbiamo chiaramente studiato in tutti i tavoli, non è l'unico che abbiamo studiato. Si basa ovviamente su un concetto molto semplice che è quello del lavoro in regola, e per lavorare in regola non basta che il lavoratore voglia lavorare in regola, ci vuole un datore di lavoro che lo fa lavorare in regola, perché sappiamo benissimo come funziona in Italia, e quindi è un modello che va adattato, cioè come concetto va bene, ma va adattato poi alla cultura del nostro paese, alla legislazione del nostro paese e alle norme che già esistono, no? Noi dovremmo fare piccoli ritocchi e già alcuni chiamiamoli miglioramenti si possono fare, quindi concettualmente ci piace, è corretto. Nella modalità in cui verrà adattato ci sono tutta una serie di modifiche chiaramente da fare. Diciamo che una delle cose su cui ci stiamo orientando molto è che il lavoro degli occasionali, chiamiamoli così, dei musicisti occasionali, non sia privo di contribuzione, ma abbia la contribuzione, solo che questa contribuzione vada a finanziare diciamo questi ammortizzatori sociali, questi aiuti per i professionisti, no? Quindi l'idea è di avere un sistema che ha un equilibrio da questo punto di vista. Va bene, d'accordo. Andrea, sei stato gentilissimo, grazie di averci dedicato tutto questo tempo e contiamo Ma grazie a te. di incontrarci in altra occasione, come è capitato in questi anni. E speriamo, insomma, che qualcosa si possa ottenere veramente per favorire la diffusione poi di quello che
La musica dovrebbe essere, come io dico, un bene comune, cioè dovrebbe essere come l'acqua, un bene indispensabile. Poi dovremmo andare a toccare tanti altri tasti, la musica, la diffusione della musica, l'informazione, la diffusione all'interno delle scuole. Vabbè, però per il momento accontentiamoci di fare un passo alla volta, no? Dipende da tutti noi. Grazie D'accordo, grazie Andrea e grazie di esistere. a te. Ciao Gennaro, grazie. Mayday, Mayday, I've been shot, Mayday.